Allora, il biscotto Otto è un prodotto estremamente semplice, formato da farina, acqua, sale e lievito naturale. Sottolineiamo questa cosa, non viene usato il lievito di birra, ma il lievito madre, che sarebbe pasta acida. E poi viene fatto, a differenza di tutti gli altri prodotti, biscotti eccetera, viene fatto con la farina di Carosella. Questa farina qua è una farina che si trova solo nelle nostre zone, diciamo cresce intorno ai 700-800 metri di altitudine, e ha delle ariste corte, è un grano particolare, diciamo, è molto a vederlo, vicino ad un altro tipo di grano, la farina ha una colorazione diversa, molto bianca, e un sapore, diciamo, molto dolciastro. E un'altra caratteristica di questa farina è la fragranza che dà al prodotto, è la friabilità. Poi viene fatto con, ripeto, si mette nell'impasto la farina, poi si mette il 10% di sale, poi mettiamo il 3% di lievito madre e si fa questo impasto. Si mettono ogni 10 kg di farina si mettono 3 litri di acqua. Dopo aver fatto questo impasto di circa 20-25 minuti si prosegue alla a dare forma. Ecco alla, diciamo che la forma noi la diamo soprattutto con cioè manualmente, non con un macchinario, però prima di dare, diciamo, di fare l'allungamento viene passata in una macchinetta che si chiama la spezzatrice, che fa delle, giusto per dare una grandezza uniforme a tutti i biscotti. Una volta spezzata, diciamo, la pasta, si prosegue all'allungamento. Le signore allungano la pasta per poi fare il biscotto, dare la forma a otto. Poi, diciamo, il biscotto a otto, la sua forma non è un caso, diciamo. La sua forma, anticamente avevano scelto a otto perché quando diciamo, i contadini andavano nei campi lo facevano passare all'interno del biscotto la cintura e ogni tanto mentre zappavano ne rompevano un pezzo e lo mangiavano. Quindi per lo una questione di gestione e di comodità per... Sì. Sì, certo. Utilizzare, quindi per mangiare, per degustare questo prodotto. Poi dopo l'allungamento avviene la scaldatura, viene scaldato per circa 10-15 minuti, dopodiché avviene l'infornamento. All'interno del forno il biscotto cuoce a circa intorno ai 270-280 gradi e sta a circa 15-20 minuti in base allo spessore del biscotto. Dopo viene cacciato, si fa raffreddare e avviene l'ingustamento.